Stasera siamo circa 400 persone. Se ognuno di voi dichiara 5 persone, abbiamo vinto le elezioni e governiamo San Nicola la Strada. Io sono, sebbene sia della provincia di Napoli, sono da sempre molto legata a questo gruppo. Adoro Federico De Matteis, che è stato uno straordinario portavoce del Movimento 5 Stelle, ma che ha saputo costruire negli anni un gruppo che lo ha supportato e che oggi, lo vedete qui, dopo anni di battaglie sul territorio, si candida a governare questo paese. Allora, io qua intorno vedo tantissimo cemento, vedo tantissimo degrado. Chi ha già governato questa città oggi si candida con 78 candidati e vuole essere il futuro. Ma che ho fatto in questi 5 anni in cui ha amministrato questa città? Io mi auguro veramente che una donna come Tiziana, con la sua squadra, possa essere il cambiamento e il futuro di San Nicola, ma questo lo decidete voi. Vorrei chiamare qui accanto a me, visto che ci siamo tutti, anche i nostri candidati della provincia di Caserta al prossimo consiglio regionale. Non avremo modo di farvi parlare, venite, Tina Nardelli, Pasquale Guerriero, Alessandra Bove, Vincenzo Viglione, Edoardo Siciliano, Salvatore Aversano, Antonio Carbisiero, scusatevi, siamo tutti stanchi. Questa è la squadra dei candidati alla provincia, della provincia di Caserta per il prossimo consiglio regionale. Allora, io vi voglio innanzitutto dire una cosa. Queste elezioni regionali sembrano già scontate, si parla di un vincitore che avrebbe già vinto, ma mi pare che noi non siamo ancora andati a votare e chi lo decide, chi vincerà o meno, lo decideranno i cittadini. In queste ore stanno arrivando delle notizie preoccupanti, siamo in campagna oggi a 270 nuovi contagi, siamo la prima regione d'Italia per incremento di contagi e l'ultima per tamponi. Il palco della sceneggiata de Luchiana si sta purtroppo smontando un pezzo alla volta e a farne le spese sono ancora una volta i cittadini della Campania. Ve lo dico perché in 6 mesi da quando è scoppiata l'emergenza non è stato fatto nulla. Abbiamo chiesto a fine febbraio, io gli ho scritto, di assumere personale, il governo ha stanziato 200 milioni di euro, sono stati fatti contratti a tempo determinato e non siamo pronti per la seconda ondata, rischiamo di far diventare la Campania zona rossa e lo sceriffo ha delle grandi responsabilità, perché oltre a fare lo sceriffo non ha fatto nulla. Ci sono 3 ospedali prefabbricati. Se voi guardate il piano che lui ha trasmesso al Ministero del potenziamento della rete ospedaliera in vista di una possibile seconda ondata, lui dice una grandissima bugia in quel piano. Dice di essere pronto immediatamente ad attivare quei posti letto di terapia intensiva degli ospedali Covid. 72 posti letto. Peccato che intanto gli ospedali Covid siano stati trasformati in qualcos'altro che non sono le terapie intensive e peccato che 2 su 3 sono chiusi perché non sono stati neanche collaudati, uno di questi a Caserta. Basta campagna elettorale sulla pelle dei cittadini della Campania. Noi lavoreremo per far rinascere la sanità campana, che purtroppo, nonostante noi abbiamo in questo territorio le migliori professionalità del mondo, d'Europa, è stata gestita malissimo e voi della provincia di Caserta ne sapete qualcosa. Se la sanità campana per la pessima gestione della politica è la Cenerentola della sanità italiana, la sanità casertana è la Cenerentola della Cenerentola. Sono stati programmati per la sanità a Caserta, nella provincia di Caserta, meno posti letto rispetto a quelli che prevede la legge e quelli che sono stati attivati sono ancora meno, perché nel piano ospedaliero calcolano nel novero dei posti letto i 350 posti letto di un policlinico che stanno costruendo da 20 anni e li mettono nero su bianco
come se fossero già attivi. Avete visto alcuni mesi fa il servizio delle Iene sugli ospedali dell'ASL di Caserta? Sono ospedali abusivi, non hanno neanche l'autorizzazione sindacale all'esercizio, tant'è che a stessa Urunca sequestrarono le sale operatorie. Eppure avevamo 1.200.000.000 da spendere per l'edilizia sanitaria, per ristrutturare gli ospedali, per acquistare apparati tecnologici in sanità, e no, De Luca non li ha spesi, lo dice la Corte dei Conti, non Valeria Ciarambino. E perché non li ha spesi secondo voi? Ve lo dico io, perché poi a Pineta Grande doveva triplicare i posti letto e oggi c'è un'indagine della Procura. Se la sanità pubblica viene devastata, non è un caso, è una strategia, perché nel frattempo si potenzia la sanità privata. Noi vogliamo fare esattamente l'inverso, vogliamo prendere ogni singolo euro di denaro pubblico, ne stanno arrivando tanti, nessun governo prima di questo ha stanziato tanti fondi per la sanità e ne arriveranno ancora di più, perché arriveranno a livello italiano 209 miliardi di euro dal Recovery Fund. Allora io ho bisogno che all'interno delle istituzioni ci siano persone pulite e con le mani libere, che considerino la politica come un servizio, il più alto servizio che si possa fare ai propri concittadini, e che si mettano a lavorare per far rinascere questa terra dalle macerie. È un'opportunità storica che non si ripeterà mai più e che dobbiamo cogliere. E invece volete sapere che ci sta nelle altre liste, nelle 15 liste di De Luca e nelle 6 liste di Caldora? Sono 1.150 candidati a livello campagna, ci sono impresentabili di ogni tipo, indagati per voto di scambio politico mafioso, ex consorti di condannati per camorra, transfughi dal centrodestra al centrosinistra, tangentisti e dinosauri della Prima Repubblica. Pensate di metterli in mano a loro i miliardi che arriveranno per far rinascere la campagna? Io mi auguro di no. C'è da fare un grandissimo lavoro, io ne sono consapevole, ma in 5 anni in cui sono stata in consiglio regionale insieme ai miei compagni di viaggio, tra cui Vincenzo Viglione che è qui ed è consigliere regionale uscente, vi assicuro che non ci siamo risparmiati, non c'è stato un solo provvedimento su cui non abbiamo lavorato per migliorarlo e provare a migliorare la vita dei nostri cittadini, pur stando all'opposizione. La verità però è che certamente l'opposizione è importante, l'opposizione è il cane da guardia del potere e diciamo denuncia, evita che si facciano tante schifezze, ma io mi sono stancata di lavorare 15 ore al giorno per fare le denunce, io voglio lavorare 20 ore al giorno per migliorare la vita della mia gente, per questo sono tornata dal nord a vivere qui e per questo oggi mi candido come presidente della Regione Campania. Faccio un ultimo appello, c'è un dato che è molto preoccupante, quando si commentano i sondaggi si parla solo del papabile vincitore già scritto, ci si dimentica di una cosa, che il partito più grande in Campania è il partito degli astensionisti. Oggi ci sono il 25% dei cittadini campani che dicono che non andranno a votare e il 21% che dicono che pensano di non andare a votare. Fanno il 46% dei campani. Sono il partito con la percentuale più grande. Queste persone sono persone che non credono più alla politica, perché fino ad oggi chi ci ha governato ha utilizzato le istituzioni per rafforzare il suo sistema di potere, non per occuparsi dei nostri bisogni. A queste persone che non credono che chi ci ha già governato come Caldoro e De Luca possano cambiare le cose, io dico che hanno ragione, hanno perfettamente ragione, perché le promesse che si fanno oggi in campagna elettorale si scontrano con i fatti degli ultimi 10 anni in cui chi oggi promette di potenziare la sanità l'ha distrutta, chi oggi promette di creare posti di lavoro ci ha portato ad avere la disoccupazione giovanile tra le più alte d'Europa, non d'Italia. Allora capisco che il 50% dei campani non si fidi più di questi personaggi, ma c'è un'alternativa e si chiama Movimento 5 Stelle, e insieme noi e voi siamo
la maggioranza della Campania. Allora io non lo so che risultato faremo, ma chiedo a tutti coloro che non vogliono votare perché pensano che le cose non possano cambiare, voglio dire a costoro che se non votano è sicuro che le cose non cambieranno. Se non votano stanno favorendo quei personaggi lì. Allora vi chiedo di andare a votare e di continuare a fidarvi, come avete fatto fino ad oggi, del Movimento 5 Stelle, perché state certi che noi non vi tradiremo. Voglio ringraziare Luigi Di Maio che da 2 giorni è in giro con noi per tutta la Campania. Abbiamo girato le province di Salerno, di Napoli, ora di Caserta, sotto un sole di 40 gradi stamattina eravamo a Pozzuoli insieme a tantissimi cittadini e le piazze erano tutte piene. Questo è un segno per noi straordinario di una fiducia che non si è mai spezzata. Grazie a Luigi Di Maio per la sua umiltà, per la sua perseveranza e per essere sempre al nostro fianco. Vi lascio a lui. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Io vi ringrazio per essere qui, tanti, così tanti. Come diceva Valeria, sono stati 3 giorni in giro per la Campania, che per me, oltre ad essere un dovere incontrarvi, è anche un grande piacere perché è la mia terra e sento tutto il legame con questa terra. Sono stati 3 giorni di piazze come queste, siamo stati nella provincia di Salerno, stamattina in provincia di Napoli, adesso qui. Io vi ringrazio sempre per l'affetto e la vicinanza che ci dimostrate, perché credetemi, vedere una piazza del genere stasera, prima di mettersi in macchina e tornare a Roma e domani continuare ad occuparmi ad esempio di Libia, significa avere una grande iniezione di fiducia. L'unica cosa che vorrei dirvi, anche con una piccola vena provocatoria, è che non vi illudete che cambiare questa regione significa esclusivamente venire ad un comizio. Noi non abbiamo bisogno solo di un voto, noi abbiamo bisogno della presa di coscienza che il 20 e il 21 settembre, quando andrete a mettere quella X o qualcuno non vuole andare a metterla, si decide il destino dei vostri ospedali, dei vostri pullman, del vostro trasporto pubblico, dei servizi che riguardano i vostri bambini, i vostri figli. Se c'è questa consapevolezza, allora ci sentiremo un po' tutti motivati nel cercare di aiutare queste persone ad arrivare al ruolo di sindaco, al ruolo di presidente della regione. Io credo in questo e ho sempre creduto in questo. Ho iniziato 12 anni fa nel Movimento 5 Stelle, quando tutti ti dicevano: ma che ci stai a fare in queste liste, non entrerà mai nessuno, prenderete l'1 o il 2%. E in questi 12 anni abbiamo costruito un percorso unico al mondo, ma ve lo posso dire da ministro degli esteri, non esiste niente nel mondo simile a questo movimento. Altre forze politiche nuove sono comunque state costruite intorno ad un'ideologia di riferimento degli ultimi 70 anni. Noi abbiamo costruito qualcosa di nuovo, grazie a Beppe, grazie a Gian Roberto, grazie a voi e al lavoro che avete fatto. E di questo non dobbiamo mai dimenticare l'importanza. Ora fatemi aggiungere un'altra cosa. Avete sentito parlare la nostra candidata sindaco Tiziana per quello che riguarda il comune, avete sentito Valeria per le regioni, avete sentito sicuramente i nostri parlamentari che vi hanno parlato del referendum. Ora voglio partire da una cosa su sto referendum: non ce n'era bisogno. Dobbiamo chiedere agli italiani se finalmente dopo 70 anni vogliono tagliare un po' il numero dei parlamentari, ma stiamo scherzando? Io, permettetemi di dire questa cosa perché è una domanda, con praticamente gli articoli che riguardano il numero dei parlamentari, punto. Noi in passato, vi ricordate, abbiamo sempre criticato quando ci portavano al referendum su una riforma di 100 articoli e ci facevano dire un sì o un no. Era mortificante per noi, perché sì o no, tu potevi essere d'accordo con una parte ma non eri d'accordo con un'altra. Ed è per questo che abbiamo deciso di proporre una riforma costituzionale al Parlamento 2 anni fa, quando siamo arrivati al governo, che prevedesse solo la modifica del numero dei parlamentari. Perché è giusto che si voti, quando si vota per la Costituzione, su una legge che riguarda dei singoli argomenti della Costituzione. Però noi l'avevamo votata in Parlamento, era stata votata 4 volte
e la quarta volta è stata votata all'unanimità dalla Camera, perché nessuno ha avuto il coraggio di votare no in quella sede contro il taglio dei parlamentari, maggioranza e opposizione, tutti. Ero seduto in aula quel giorno, nei banchi del governo, qualche mese fa, nella fine del 2019, e tutti hanno votato a favore. Poi, dopo 10 giorni, è iniziata una raccolta firme tra alcuni parlamentari per indire un referendum per chiedervi se tagliare i parlamentari. Se ci troviamo in questo momento a discutere di questo referendum è perché alcuni partiti hanno chiesto di indirlo, perché sperano che vinca il no e si salvino quelle 345 poltrone. Ora, io non sono venuto a dirvi che è un tema economico, dopo parliamo dei soldi che risparmierete. Io sono venuto a dirvi che l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea, che crede nell'Unione Europea e che parla sempre dell'Europa e dell'europeismo. Allora facciamo un paragone in Europa. In Germania, che hanno più abitanti di noi, hanno al massimo 700 parlamentari, lì il numero è variabile, quindi possono essere anche di meno. In Francia ne hanno 600, in Inghilterra ne hanno meno di 600. Ovviamente l'Inghilterra adesso non è più nell'Unione Europea, ma è un riferimento continentale. Noi, rispetto a Germania 700, Francia 600 e Regno Unito meno di 600, ne abbiamo 945. Questi sono i numeri. Ora, c'è un perché. Quando è stata fatta la Costituzione della Repubblica, venivamo dal fascismo, non avevamo le regioni e gli enti locali non rappresentavano un presidio di democrazia allora. Allora si decise di mettere più parlamentari per rafforzare l'ente centrale e la rappresentanza di quei parlamentari sul territorio. Benissimo, ma da allora ad oggi sono nati i 76 europarlamentari che eleggiamo ogni 5 anni, i consigli regionali con centinaia e centinaia e centinaia di consiglieri regionali, i consigli provinciali, i consigli di città metropolitana, i consigli di area vasta, i consigli comunali, i consigli municipali, i consigli di quartiere. E se ci vogliamo mettere pure le assemblee di condominio, che rappresentano un'altra occasione di confronto. Io perché vi sto dicendo questo? Perché adesso c'è un fronte del no, secondo me è un fronte prima di tutto di parlamentari, ed è comprensibile che i parlamentari non vogliano tagliare loro stessi. Ma questo fronte del no sta dicendo una cosa, che c'è un problema di rappresentatività, perché se tagliamo i parlamentari indeboliamo il Parlamento, perché ci sono meno cittadini rappresentati. Allora, se il punto è il numero di parlamentari, allora se loro dicono che l'Italia migliora con più parlamentari dovrebbero presentare una proposta di legge per aggiungerne altri 1000 e così abbiamo risolto il problema. Io invece penso che non sia un problema di numeri ma di qualità dei parlamentari, e su quello quando andate a votare vedete bene chi votate e studiatevi anche la storia di chi andiamo a votare. Ma detto questo, allora fatemi capire, se è un tema di rappresentatività questa cosa non è vera, perché in Germania c'è un rapporto di un parlamentare ogni 102.000 abitanti, in Italia ogni 64.000 abitanti, perché sono più parlamentari. Se è un problema di rappresentatività stiamo dicendo che in tutto il resto d'Europa non ci sono parlamenti rappresentativi, ed è una sciocchezza. E poi c'è una cosa che gira sempre, che è il ben altro. Cioè, non bisogna tagliare i parlamentari, ci vuole ben altro. A parte il fatto che io non sono venuto a dirvi che tagliare il numero dei parlamentari significa risolvere tutti i problemi, però adesso questi signori del no dicono no, non dobbiamo tagliare il numero dei parlamentari, dobbiamo tagliare gli stipendi dei parlamentari. Allora come funziona? Per 8 anni, fermi, per 8 anni noi ci tagliavamo gli stipendi e ci tagliamo gli stipendi, gli abbiamo detto tagliatevi gli stipendi, non l'hanno mai fatto. Adesso che gli tagliamo i parlamentari vogliono tagliare gli stipendi. Allora facciamo così: loro, se finalmente sono d'accordo, dimostrino con i fatti di tagliarsi finalmente lo stipendio. Noi il 20 e il 21 settembre tagliamo pure i parlamentari. E così andiamo sui soldi. Io non sono attaccato al dibattito sul tema dei soldi che risparmiamo, però voglio sempre farvi i conti in tasca, perché sono soldi vostri. Con questo taglio, se vince il sì il 20 e il 21 settembre, noi passiamo da 945 a 600 parlamentari. Risparmiamo 300.000 euro al giorno,
Ora, non sono tanti per il bilancio dello Stato, però io una cosa non sopporto: quando si tratta con sdegno e superficialità questa cifra, perché quando mi dicono ma sono solo 300.000 euro al giorno, a parte che io dico a botte di 300.000 euro in ogni spreco abbiamo fatto i miliardi negli anni, ma c'è un altro tema, che c'è gente che una vita intera anche solo nella busta paga lorda non le ha mai viste 300.000 euro, quindi parlate con rispetto dei soldi quando si tratta di tagliare gli sprechi. E se io dico taglio degli sprechi in questo momento vale ancora di più, perché noi veniamo da una crisi di oltre 10 anni fa che l'hanno pagata i commercianti, le famiglie, i padri, le madri di famiglia, l'hanno pagata i giovani, l'ha pagata anche la mia generazione, quella che ha perso tantissime opportunità di lavoro, tanti ragazzi di questa terra che se ne sono dovuti andare. Ma noi stiamo affrontando un'altra crisi economica che viene dalla crisi mondiale sanitaria del coronavirus. E in un momento del genere, in cui affrontiamo una crisi economica globale che non sappiamo ancora che risvolti avrà, per me ogni euro risparmiato delle tasse dei cittadini è prezioso. Anzi, diciamoci un'altra cosa: quando vengono nella campagna elettorale con quella retorica a dirvi che bisogna ritrovare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e poi però vi dicono, guarda caso, da parlamentari che voteranno no per evitare di tagliare i propri seggi, allora rispondetegli che un modo per riguadagnare una piccola parte di quella fiducia è anche votare sì al referendum e tagliare un po' di poltrone a Roma che sono superflue in questo momento. Noi siamo sempre stati i più attaccati e legati alle istituzioni della Repubblica Italiana. Ed è proprio per questo che ne abbiamo sempre difeso i costi tagliando gli sprechi. E poi diciamoci un'ultima cosa su questo tema qua. Io credo nel fatto che i cittadini italiani in tutti questi anni abbiano deciso di votare il Movimento anche per tagliare tanti sprechi, tant'è vero che anche Valeria, ma anche Tiziana, vi potranno parlare dei tanti sprechi che siamo pronti a tagliare nei prossimi mesi in regione e in comune. Però quando vi dicono no, io voto no contro il Movimento 5 Stelle, voto no al referendum per andare contro il Movimento 5 Stelle, io dico sempre a chi mi dice questa cosa, veramente pochi, io dico sempre: se tu sei contro il Movimento 5 Stelle, ovviamente è un tuo diritto, per carità, anzi è più che legittimo, ma se sei contro il Movimento, vota sì, perché tra quei 345 parlamentari ci sono pure i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Non è che andiamo a tagliare solo i parlamentari degli altri. Qui veniamo, credo lo dicesse Giovanni prima, quando diceva: io sono un parlamentare e sono qui per promuovere il taglio del numero dei parlamentari. Tutti quanti noi avremo meno probabilità di entrare nel prossimo Parlamento per chi si candiderà, perché si abbassa il numero. E infatti qui tanti dei nostri conterranei, prima ero pure, quando stavo in provincia di Napoli, sono venuti dopo il comizio e hanno detto: ma tu sei sicuro di fare questa cosa? Questa è una fregatura per te. E io dico sempre, perché lo penso, che noi siamo stati sempre premiati perché abbiamo cercato sempre di fare la cosa più giusta e non più conveniente. E anche se vi ricordate, quando stavano modificando le leggi elettorali, c'era una legge che ci dava sempre vincenti, l'Italicum, che aveva il modello dei comuni con i ballottaggi, e la combattemmo strenuamente perché per noi era incostituzionale, e tutti ci dicevano: ma scusate, è l'unica legge che vi fa vincere e voi la state combattendo con, anche muovendo la questione della Corte Costituzionale. Sì, perché non era giusto, infatti la Corte poi l'ha bocciata con la sentenza dichiarandola incostituzionale. Siamo di fronte a un altro di quei casi in cui si dimostra coerenza e si dimostra onestà intellettuale. E se il 20 e il 21 settembre vincerà il sì, come io credo, allora in quel momento voi avrete dato un altro segnale alle istituzioni di stare attenti ai vostri soldi. Perché prima voi avete sentito parlare Valeria riguardo alla sanità. Guardate, ve lo dico da ministro, in Italia stanno per arrivare miliardi e miliardi di euro dall'Europa, ma chi spenderà questi soldi e come li spenderà è il punto fondamentale che ci deve interessare. Il governo italiano con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ottenuto il maggior numero di soldi in Europa, più di qualsiasi altro paese europeo.
è stato detto pochissimo, ma noi siamo il primo paese europeo per accesso ai fondi e al recovery fund, il primo. Ma il tema non è quanti soldi abbiamo messo insieme, adesso il tema è come li spenderemo. E non li spenderemo solo noi, li spenderanno le vostre regioni, la vostra regione e i vostri comuni, i vostri sindaci, i vostri assessori regionali, il vostro presidente di regione. Il 20 e il 21 settembre assumono un'importanza enorme anche per questo, perché in ogni settore della vita pubblica di un cittadino, dei servizi pubblici di un cittadino, caleranno miliardi di euro, di quei 207 miliardi di euro. Bene, io credo che, come diciamo per il referendum, ora o mai più dobbiamo spenderli bene questi soldi, perché non passerà un altro recovery fund a darci altri soldi, non passerà un altro negoziato europeo a darci soldi. E se vogliamo finalmente creare lavoro su questo territorio, questa è la grande opportunità che abbiamo di usare una sciagura e un dramma che ha causato la morte di migliaia di persone e di poter approfittare per rilanciare le imprese, il lavoro dei giovani e i servizi pubblici alla persona, che sono i punti fondamentali del nostro programma, che abbiamo sempre detto. E anche sul lavoro io voglio dire una cosa, perché so che questa è una terra che ha dato tanto ad un settore negli anni, che era l'edilizia. Ora l'edilizia ha sempre mosso tutto sul nostro territorio, solo che a un certo punto è diventata vorace, ha cominciato a costruire, fino a che la bolla è scoppiata, perché non c'erano più cose da costruire. Però adesso c'è tanto da ristrutturare, c'è tanto da rimettere a norma, c'è tanto da rendere più sostenibile, in modo tale che si abbassano i consumi energetici, quello del gas, della luce, dei riscaldamenti. Allora qui c'è Agostino, ci sono altri parlamentari, c'è Vilma, voi cerchiamo di stare in contatto con loro nei prossimi giorni, cercate di stare in contatto con loro e farvi spiegare anche dal vostro architetto, dal vostro commercialista, come funziona l'ecobonus che abbiamo creato al 110%, che vi dà la possibilità di ristrutturare casa e di cedere il credito d'imposta che noi vi facciamo come Stato per farvela ristrutturare ad una banca, e la banca poi si sconta il credito con lo Stato e voi sostanzialmente ristrutturate la casa a costo quasi zero. Non è una televendita, non è una promozione, non vuole essere una pubblicità, per carità, a volte ho sempre paura di fare quello, ma noi non lo abbiamo fatto solo perché vi volete ristrutturare casa, ma perché questo crea un'opportunità, uno, per abbassare i consumi energetici delle vostre case, perché le nostre case disperdono troppo, perché sono state fatte anni fa, e questo ci porta sulle bollette dei costi pazzeschi sui consumi. Poi c'è la storia dei costi fissi che bisogna affrontare. Ma l'altro tema è che così diamo una mano a tutte le imprese, le piccole e medie imprese di questo territorio, dell'edilizia, ma anche dell'indotto, perché l'edilizia si è sempre portata dietro il commercio sul territorio, si è portata dietro i professionisti, si è portata dietro i giovani che cercavano lavoro, sia il lavoro momentaneo sia un lavoro più strutturato. L'ecobonus al 110%, cercatevelo per chi non lo conosce, anche su internet, è un'opportunità per dare lavoro a questo territorio, e noi non abbiamo mai dimenticato la promessa sul lavoro, perché è vero che siamo legati ad un tema che io rivendico e che ho firmato come ministro, che è il reddito di cittadinanza, ma il nostro obiettivo è creare lavoro aiutando le imprese e sviluppando sul territorio un nuovo modello economico. E allora oggi noi abbiamo di fronte un'opportunità. Voi dovete cercare di abbassare i consumi delle vostre case, e le imprese dell'edilizia hanno bisogno di lavorare. Questi due interessi si uniscono perché lo Stato ci mette i soldi. Per ora ci abbiamo messo qualche miliardo di euro, ma adesso che arrivano i soldi del recovery fund lo rifinanzieremo, perché siamo sicuri che funzionerà, e sta funzionando, perché ci dicono sia le imprese che le banche che ci sono richieste continue. Ora, questo è un piccolo esempio del modello di sviluppo a cui stiamo andando incontro. Vilma, la Presidente della Commissione Ambiente, sensibilità ambientale e quindi ristrutturazioni energetiche per ridurre l'impatto delle vostre case e sviluppo di settori strategici come l'edilizia. E su questo potremmo fare tante altre cose, potremmo dire tante altre cose. Il comune è altrettanto importante. Io ovviamente non mi permetto di entrare nelle dinamiche del comune, non lo conosco bene, non mi voglio permettere. Però
c'è una bella differenza tra un sindaco, e parlo in generale, che ha una visione a 20 anni, a 30 anni del proprio comune, e un amministratore di un comune che vive alla giornata e cerca semplicemente di raccattare i voti per la prossima elezione e per l'elezione dopo, con l'asfalto elettorale, quello che si mette pochi giorni prima delle elezioni, o con la segnaletica nuova o con la rotonda nuova, tutti i meccanismi che rispondono ad esigenze elettorali e non di uno sviluppo del territorio. Io credo che un modello diverso si possa creare, e ve lo dico anche perché noi siamo da 2 anni al governo e abbiamo dovuto fare delle scelte difficili per il discorso di cui prima che dicevo, sei sicuro, non è che vi state fregando con le vostre mani tagliando i parlamentari. A noi conveniva stare all'opposizione dal punto di vista dei voti, dal punto di vista del consenso ce ne potevamo stare altri 5 anni all'opposizione dicendo che quelli al governo erano brutti e cattivi. Noi ci prendevamo gli applausi nelle piazze, ci rivedevamo, facevamo gli eventi ed era tutto più semplice, anche per la mia vita personale, per la vita di tutti quanti. Sarebbe stato tutto più semplice. Non c'è dubbio, con chiunque parlate degli analisti vi dicono che un movimento all'opposizione riesce ad essere più forte di un movimento al governo. Ma, e questo lo continuo a ripetere, l'ho sempre detto e lo continuo a ripetere, noi non avevamo chiesto il voto ai cittadini italiani nel 2018 perché volevamo essere la forza politica che strategicamente continuava ad occupare uno spazio nello scenario politico italiano. Noi ci siamo lanciati nella mischia e abbiamo detto: dateci i voti per governare da soli, se non avremo i voti per governare da soli dovremo trovare un accordo con qualcuno per cercare di portare a casa i punti del nostro programma. E quella sera del 4 marzo del 2018, la sera delle elezioni in cui uscirono i risultati, eravamo un po' tutti ad esultare nei primi momenti, perché comunque avevamo ottenuto il 33% e la seconda forza politica era al 18%. Era un risultato ed è un risultato storico. Poi dopo qualche ora qualcuno mi vide pensieroso e io dissi: voi avete capito che sono troppi voti per stare all'opposizione e pochi per andare al governo da soli. Noi adesso dobbiamo trovare un accordo di governo. E quella sera, vicino a me, tra le persone in quella stanza, tra le poche persone che erano vicino a me in quella stanza, c'era un professore universitario che si chiamava e si chiama Giuseppe Conte, che poi, grazie alla scelta di trovare un compromesso per governare questo paese, è diventato presidente del Consiglio dei Ministri, e vi posso assicurare che in un momento storico così difficile si sta facendo valere e sta facendo valere l'Italia in tutto il mondo. Ognuno la può pensare come vuole, ma una cosa è certa: noi siamo stati il primo paese a essere colpito in Occidente. Non avevamo mascherine, non avevamo ventilatori polmonari, non avevamo le strumentazioni che servivano per affrontare una pandemia, nessuno le aveva. L'Europa, la sera in cui l'Italia ha dichiarato il lockdown di quei 10 comuni lombardi, ha scoperto che non aveva più le fabbriche per produrre il materiale sanitario per salvare la vita ai propri cittadini, perché negli ultimi 20 anni aveva delocalizzato tutto verso est. E poi hanno iniziato la polemica perché noi ricevevamo aiuti dalla Cina, e noi non solo abbiamo ricevuto gli aiuti dalla Cina in un primo momento, li abbiamo ricevuti da tante altre parti del mondo, perché gli italiani sono un popolo rispettato e l'Italia è un grande paese. Ma ricordo a tutti che è proprio perché siamo sempre stati rispettati nel mondo e amici di tutti e abbiamo dialogato con tutti che abbiamo ricevuto gli aiuti che ci servivano per aiutare i nostri medici, i nostri infermieri e i nostri operatori sociosanitari che erano negli ospedali, per sostenere le nostre forze dell'ordine, che vedo e che ringrazio per il lavoro che hanno fatto in tutto questo periodo della pandemia. È stato grazie a quello che rappresentano gli italiani nel mondo che siamo riusciti ad ottenere gli aiuti che servivano. Ma vi stavo dicendo questo perché questa pandemia ci deve dare un'opportunità, che è quella di imparare dai nostri errori. E il primo errore che abbiamo fatto negli ultimi decenni è stato consentire a tante aziende che prendevano soldi dallo Stato di andarsene fuori all'estero.
le avete vissute tante anche sul vostro territorio, le abbiamo viste tante di queste cose. Adesso stiamo vedendo i primi casi del cosiddetto reshoring, di aziende che capiscono che il mondo è diventato troppo complicato per il virus, ci sono troppe regole differenti, ci sono frontiere chiuse, stati in lockdown, e vogliono tornare a portare le fabbriche qui. Però questa volta scriviamo le regole un po' più chiare, che se prendi soldi dallo Stato non te ne vai più. L'abbiamo già scritto nel decreto dignità qualche anno fa, però adesso il punto è fondamentale. E vale anche per la nostra sanità, l'abbiamo sottovalutata, diciamoci la verità, è stata svenduta. Noi anche non abbiamo controllato i nostri politici in questi decenni, e questo ha fatto sì che a livello regionale si favorissero i privati, oppure si indebolisse così tanto il pubblico che alla fine ti conveniva per forza andare nel privato. Non era una scelta, era un obbligo. Io vi dico quello che vi stavano dicendo prima. A livello centrale, come governo, noi ci possiamo mettere pure mille miliardi di euro nella sanità campana, ma a spenderli non saremo noi, perché per Costituzione la sanità è regionale e il 90% del bilancio regionale, oltre il 90%, va nella sanità. Quindi io stasera sono venuto a chiedervi, da cittadino campano, la cortesia di chiedervi bene a chi affidare quei soldi che noi stanzieremo, perché non riguarda noi, io vi auguro sempre di non averne bisogno, ma riguarda il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, e non è retorica, perché i soldi che stiamo investendo adesso serviranno nei prossimi decenni a rilanciare la sanità pubblica, il trasporto locale pubblico, i progetti di ristrutturazione edilizia degli edifici pubblici, gli aiuti alla scuola, gli aiuti ai dipendenti come agli imprenditori, come ai nostri artigiani. Allora, se vogliamo fare questo, abbiamo bisogno di gente responsabile al governo. Poi, se invece ci dite che la sanità vi piace così com'è, allora io vi chiedo di continuare a votare quelli che già ci governano. Sono io che ve lo chiedo. Io l'ho detto prima, qui sembra un déjà vu, sono 15 anni che ci abbiamo Caldoro e De Luca candidati gli uni contro gli altri. Allora forse è arrivato il momento, sono 3 tornate elettorali che abbiamo di fronte, gli stessi 2 che si combattono. A me va anche bene che loro vogliano continuare a candidarsi. A me va meno bene se continuamente, quando sto in Campania, e ci sto tanto perché è la mia terra, tanti cittadini mi dicono: ma l'ospedale lo stanno chiudendo, la sanità non funziona, i pullman non passano. E io dico: noi i soldi li abbiamo stanziati, però dateci una mano, mettete lì gente che li sappia spendere, perché altrimenti non li spenderemo mai tutti quei soldi. Io tornerò, ci rivedremo sicuramente nell'ultima settimana per finire la campagna con Valeria, concludere la campagna con Valeria. E allo stesso tempo sarò in tutte le regioni a sostenere i nostri candidati, come ho sempre fatto. Io continuo a credere fermamente nel nostro movimento. Quando mi sono dimesso a gennaio ho detto: ognuno si prenda le sue responsabilità e cominci a portarsi il movimento sulle spalle, non più lasciandolo solo sulle spalle di un capo, cerchiamo di portarcelo tutti sulle spalle. E come sempre, con la massima lealtà, sosterrò i nostri candidati presidenti nelle altre regioni, nei comuni, come ho sempre fatto. Su di me potrete sempre contare, come io so che possiamo contare l'uno sull'altro, sulle persone su questo palco, ma anche sulle persone che sono in questa piazza. E tutti insieme ce la faremo, perché da queste terre sono sempre partiti grandi cambiamenti. Date un altro segnale col referendum il 20 e il 21 settembre alla politica, ricordategli che i soldi sono i vostri e loro li devono spendere bene, e contemporaneamente diamo un grande segnale a livello comunale, a livello regionale, con Tiziana e Valeria, 2 donne che stanno lì non grazie alle quote rosa, ma perché questo movimento crede in 2 donne eccezionali, valide, che lavorano, che hanno sempre dimostrato sul campo quello che fanno. E riprendiamoci il nostro servizio pubblico, perché dello Stato ce ne sarà un gran bisogno in questa crisi, e avremo bisogno di uno Stato forte, uno Stato responsabile, che sa che funziona grazie ai soldi delle vostre tasse e li deve amministrare come il buon padre di famiglia, come dice il nostro codice, o la buona madre di famiglia, che in alcuni casi, anzi in molti casi, le amministra molto meglio. Grazie a tutti. Facciamo una foto con voi alle spalle, non vi muovete.
per piacere 20 secondi rimanete seduti, adesso sceglieremo noi, ne faremo un'altra e poi Luigi è vostro, non sto scherzando. Un attimo, 20 secondi. Tiziana, Tiziana, lasciate solo Tiziana, una. Vieni,